Salve Samba, ho sempre ragionato col mio cervello e non col cervello degli altri, o quello che ti dicono intorno, tutti intorno. No, il cattivo, oppure a me mi hanno chiamato cattivo. Salvini, Andreotti, Craxi. Beh, non è che erano stinchi, io sono stinchi di santo, però. Per quanto riguarda Salvini, ho già detto. Sono una delle poche persone che non lo adora né lo disprezza. Ragazzi, ma quante persone hanno un atteggiamento il più possibile oggettivo verso Salvini senza farsi prendere dal culto della personalità o il disprezzo della personalità che sono due facce della stessa medaglia? Ok? A parte ciò, e quindi ho fatto un video in cui dicevo no, non basta suonare l'ukulele per odiare Salvini, oppure se suoni l'ukulele non è detto che odi Salvini, perché io vedo proprio un disprezzo di Salvini come se fosse Mussolini o chi, ma non è, non lo è. Ok. Ho preso questa. Ha veramente 4 soldi. Beh, 4 soldi. 85 euro. Usata. Molto poco usata. C'ha solo. C'è un graffio qui. Okay. Vabbè. Il colore è bello. Mettiamolo così perché quando c'è la luce. Ecco. Lo fa sembrare più bianco. Invece è panna. Ecco, questo è il vero colore. Questo è il vero colore. Perché quando prendete la luce di fronte, zac, la foto sembrava bianco. Invece non è bianco, ma è questo colore. Questo è uno insieme alla TE52 della Harley Benton, uno dei modelli più popolari per il prezzo contenuto e per un rapporto qualità-prezzo ottimo. Siccome mi sto un po' come avete visto, adesso non avete visto perché ancora li devo caricare, mi sto dedicando abbastanza a questi strumenti, alla Stratocaster, volevo avere una Stratocaster da portare in giro perché non mi fido a portare quella fatta, anche se fatta in Messico, con scritta Fender. Siccome questa chitarra non suona male, l'ho provata adesso, diciamo, al volo. Certo, non è come quell'altra che costa 5 volte di più usata, ma chi se ne frega anche. Questo è il bello. Allora, stavo parlando di un po' di cose e adesso ho fatto dei video che devo mettere, dove canto parecchie canzoni di Ernest Tubb, un cantante. Vabbè, molte canzoni sono uguali all'altra, solo una uguale all'altra, cambiano le parole. Vabbè, è così. E ha un timbro di voce molto simile alla mia, molto molto simile alla mia, anche un tipo di cantato simile al mio. Anche il mio è simile al suo, diciamo meglio. Ma io trovo che io ho sempre cercato di assorbire da tutto quello che vedevo piuttosto che imitare pedissequamente, anche se quello è un esercizio da fare a casa, però i cloni, beh, nessuno è non è che io voglio passare alla storia. Poi se facendo il clone ottengo delle serate, vabbè, ma insomma, per fare il clone bisogna anche studiare, eh? Io invece preferisco di essere me stesso, che poi è semplicemente il frutto di quello che hai sentito, quello che ti è piaciuto di più e quello che ti viene meglio, spontaneamente fuso con quello che hai sentito. Questo è. Ovviamente anche io stesso ho diverse. Sto contando.
Non è fatto bene. Ho diverse influenze, cioè diversi modi di cantare secondo una canzone. Certe volte canto un po' più di testa, altre volte c'è un suono più rotondo. I tried so hard, my dear, to show that you're my everything, yet you're afraid. Poi viene fuori questo suono un po' nasale del country, dell'accento del sud, nasale, nasale di gola. Può essere una cosa nasale di gola? Boh, insomma, con tracce di yodel e di gorgheggi più o meno. Ho fatto dei video che mi sono accorto, che l'ho messo lo stesso, che quando vado forte, forte, non lo faccio qui, quando li faccio fuori, l'intonazione non è perfetta. Ragazzi, non sono perfetto. Però la voce ce l'ho adesso. Non è che sono completamente stonato, però a quei volumi, come si dice, è fisiologico se non sei ancora un cantante provetto che l'intonazione non sia perfetta. Però siccome io cerco di migliorare, farò altri video in cui canterò molto molto forte in certi punti e si sente, e cercherò di fare perdere l'amore senza stonare. Per esempio, non era perdere l'amore, però perdere l'amore è una delle canzoni, diciamo, sai, quelle cose che, ah, se riesci a fare quel pezzo allora sei bravo. Sì, perdere l'amore, ci sono dei momenti in cui, specialmente inizia piano, poi piano piano aumenta, bisogna, se volete farla, insomma, come andrebbe fatta. Va bene, comunque, arrivederci.